Cari amici, oggi torniamo a vedere un video che ha a cuore un manga e un anime che ho ignorato per tanti anni. Ha a cuore una certa Miyakami. Chi è che se la ricorda? Tra l'anno 1991 e il 99 venne rilasciato, prima in edicola come manga, poi successivamente come anime, Ghost Whisperer Mikami. Ovviamente tutti voi lo conoscete come Mikami, una miss scaccia fantasmi, che purtroppo qua in Italia fu fortemente censurato il cartone animato, mentre invece il fumetto ebbe un ottimo successo. Ma noi non è che vedremo questo prodotto, ma vedremo appunto il suo unico videogame rilasciato su Super Nintendo nel 1993. Ovviamente, se dobbiamo vedere la storia, è incentrato sulla protagonista Mikami, ovviamente, che non è altro che un'esperta di occulto che si aggira in una Tokyo moderna, ovviamente, ma infestata da strane creature e da fantasmi, ovviamente. Il suo compito è quello di fermare questi brutti esseri che stanno cercando di creare non poco caos. Ma qui viene soltanto leggermente accennata la storia. Ma vediamo invece da vicino il titolo in sé. E ovviamente si guarda per prima la grafica. Sul lato visivo com'è? Beh, per essere un gioco del Super Nintendo segue dei livelli abbastanza standard, ambientazioni proprio ispirate al cartone animato, che sono molto belle da vedere, che sono tetre e oscure al punto giusto. Poi anche i personaggi. La protagonista è, diciamo, disegnata molto bene ed anche bella sensuale. Poi abbiamo anche i nostri avversari, che non sono forse tra i più originali che si siano mai visti, ma del resto non possiamo pretendere tanto, ma sono abbastanza carini. Diciamo, in due parole, visivamente è bello. Invece, guardando l'audio, abbiamo effetti sonori ben studiati, che sfruttano molto bene i chip audio del Super Nintendo, ovviamente. E per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono molto oscure, ma allo stesso tempo anche leggermente ironiche, che riescono ad accompagnare molto bene i temi musicali, ovviamente, di questi livelli. E non sono proprio brutte da ascoltare, possono piacervi. Invece, guardando la giocabilità, Ghost Whisperer Mikami cos'è? È una sorta di gioco platform ad elementi hack and slash. Il gioco, guardandolo sotto certi aspetti, vi ricorderà tanti giochi del genere, ma a me mi ha ricordato soprattutto Strider. Il nostro scopo è ovviamente guidare Mikami attraverso questi livelli a scorrimento orizzontale e uccidere tutte le brutte creature che ci vengono incontro, a colpo di spada, ovviamente. Ma tenete presente che non è facile ucciderli tutti al primo colpo, perché ce ne sono alcuni che sono molto bastardi, ma per questo non dovete temere. Ogni tanto, andando avanti, riusciremo a raccogliere dei potenziamenti che ci saranno molto utili per affrontare in modo, diciamo, un po' più facilitato gli avversari. Sono armi multiple, oppure addirittura proiettili esplosivi, insomma, c'è un po' di tutto. Ma dovete tenere presente che non sono proprio infiniti, e anche le sezioni platform non lo sono. Quindi il gioco, in due parole, si stende su una longevità abbastanza buona, una dozzina di livelli, non lunghissimi ma abbastanza difficili, soprattutto se amate questo genere di giochi. Il titolo è uscito per Super Nintendo, ma solo in Giappone. Poi è stato ripubblicato un remake migliorato dell'originale per PC Engine, e purtroppo non è mai stato portato qua in Europa. Se volete recuperarlo, non è facile trovarlo originale.
Ci vediamo al prossimo video, amici, e attenti a non essere un fantasma, eh?